Taranto che ci parla del convivere con l'acciaieria tra malattia e percezione del rischio. E ci tengo a sottolineare il ruolo dei tecnici e l'ultimo intervento, però fatemelo sottolineare, perché l'intervento di Annibale, quello di Laura e quello che ci farà adesso Maria Filomena, ci riportano davvero al concetto di democrazia e scienza. Bippo, due numeri. Il primo, chi di voi si ricorda l'episodio della Shell quando esplose la piattaforma Horizon nel Golfo del Messico, 2010? Allora, in quella situazione ci sono nel Golfo del Messico 2000 piattaforme petrolifere. L'ufficio degli Stati Uniti che ha il controllo è formato da 50 persone. Anche volendo, il controllo è democraticamente difficilissimo. Una volta accaduta la rottura, chi può andare 2000 metri sotto il mare a controllare cosa succede davvero? Cioè il potere è enorme. Questo era il mio presidente, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, piazzato dall'uno degli ultimi governi Berlusconi, Carpinteri, esperto di meccanica. Fece una teoria assurda, si chiamava piezonucleare, sosteneva che meccanicamente era possibile indurre reazioni nucleari. Una cazzata mostruosa. Se ve la raccontasse uno studente andrebbe bocciato, però la lobby nuclearista utilizzava questa teoria per pagare a milionate studi, trasferimenti di materiale e scorie. Qua c'è scritto che uno scienziato italiano ha perso 11 lavori che sono stati, come diceva il professor Vigeri, ritrattati per il conflitto di interesse. Scusate. Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Valentino, sono pediatra di base e vicepresidente, come è stato detto dal dottor Ferrara, che ringrazio per questo invito. Sostituisco la dottoressa Serra, che non è potuta essere presente. Sì. No. Allora, no. Ok, dicevo, la dottoressa Serra purtroppo per impegni che aveva già preso non ha potuto partecipare. Questa relazione si collega in modo stranamente diretto con i primi interventi che sono stati fatti, e in particolare con la presentazione che ha fatto del corso il dottor Ferrara, perché noi come associazione ci siamo trovati a dover fare da anello di congiunzione tra quello che è la scienza, quindi quello che è la medicina che noi applichiamo nei nostri ambulatori, e quelle che sono le richieste di salute invece che vengono dalla popolazione. Tutto questo ci ha posto in una serie di problematiche che abbiamo via via affrontato, a cui abbiamo cercato come associazione di dare eventualmente anche dei suggerimenti pratici. Io vi scorrerò inizialmente le diapositive in modo abbastanza veloce, perché ripercorrono un po' quello che è stato detto, proprio come ho preannunciato dalle prime relazioni. Vale a dire che l'acciaieria nasce negli anni 60, rappresenta una superficie che diventa il doppio di quello della città, ed è lo sapete bene, costituita da 5 altiforni, 5 colate continue, 2 acciaierie, 3 treni di laminazione, un laminato. Probabilmente salto qualche cosa in tutto questo, ma è qualcosa di enorme, è un mostro, come è stato detto. Questo mostro ha fatto di Taranto la città sicuramente tra le più industrializzate del nostro paese, ma anche tra le più inquinate. Ha seguito un sogno, quello che era degli anni 60 e 70, di creare un'economia industriale, di portare il nostro paese ai vertici di quella che è l'economia mondiale. Ci siamo riusciti come? Ci siamo riusciti attraverso il fatto che ciascun abitante di Taranto produce ogni anno 7 tonnellate di cemento,
52 tonnellate di acciaio e 228 barili di petrolio. È anche proprietario, diciamo, potrebbe risultare proprietario di 100 metri di fabbrica, di 10 centimetri cubi di alberi e di giardini. Vorrei che guardaste le proporzioni, comprendenti anche cromo, piombo, berillio. Inoltre ha diritto a più o meno 40 giorni di wind days l'anno, a seconda se esce da Taranto o rimane a Taranto, e può gratuitamente beneficiare di 530 metri quadri di quelle che sono le collinette ecologiche. Questo è il cittadino tarantino. Questi sono i valori di PM10 che abbiamo preso a caso, ma non c'è un giorno in cui non ci sia uno sforamento a Taranto. E questo è un pensiero che secondo me vale la pena di, proprio in riferimento a quanto è stato detto fino adesso, su cui vale la pena di soffermarsi. Le leggi, per quanto siano fatte bene e per quanto rispettino la scienza, hanno dei limiti. Uno dei grandissimi limiti che noi abbiamo, ad esempio, è che gli stessi limiti di legge di sostanze tossiche per un individuo di 70-80 kg valgono anche per un neonato di 3 kg. Non credo che questo sia corretto, ma nessuno pensa di correggere questa cosa. E quando vedremo dopo, andiamo a promuovere il principio di precauzione, ci vengono chiuse le porte in faccia. Queste due diapositive che seguiranno sono per capire quello che prima è stato detto, come la scienza sia conflittuale in se stessa, perché quando diamo delle definizioni, le definizioni purtroppo per ragione di essere non possono mai essere esaustive di una realtà. Quando noi parliamo di valori limiti, noi parliamo di concentrazioni atmosferiche fissate in base a concezioni scientifiche al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana. Ma questo capite bene che vale oggi, ma domani, dopodomani può non valere, perché quelle sostanze possono essere correlate ad altre malattie, possono essere riviste, può essere introdotto qualche altra cosa, quindi sono convenzioni. E questo genera un grosso problema di comunicazione. Per darvi un'idea, anche definire un valore obiettivo, anche definire una soglia di informazione, una cosa molto seria, perché io parlo di un qualcosa che devo riferire ad altri perché potrebbe essere pericolosa. E in che termini lo faccio? Non è semplice. Per tornare a Taranto nel modo più specifico, e sarò molto veloce d'ora in poi, l'area di Taranto, che include anche Massafra e Statte, è oggetto di indagini. Abbiamo visto l'ultimo, lo studio forestiere, che è stato esposto così brillantemente. Ma quante indagini servono per prendere dei provvedimenti reali? Noi siamo un laboratorio, un vero e proprio laboratorio umano. Se fossimo almeno capaci di raccogliere i dati per utilizzarli, avremmo già fatto un buon lavoro per la cittadinanza tarantina. E invece non siamo capaci di fare questo. Nel 1966 si moriva a Taranto per tumori della pelle. Perché? Perché in fondo c'erano o pescatori o agricoltori. Quindi che cosa si esponeva? La pelle. Già allora si diceva, negli anni 70, agli inizi, si diceva che veniva sacrificato sull'altare dell'economia la salute dei tarantini, ma anche di tantissime altre popolazioni. E questa è una carrellata di studi. Vi faccio presente che qui forse manca il primo, della fine degli anni 70, in cui un dottore che era un ufficiale sanitario, il dottor Alessandro Lucchese, disse che lui, da semplice ufficiale medico, notava che c'era un incremento di patologie gravissime, per quanto lo riguardava, dei polmoni e delle vie respiratorie. Fu accusato, subì un processo, poi fu riabilitato, ma dopo essere stato completamente distrutto. Fu il primo. Poi sono seguiti questi, 1992, studi condotti sulla mortalità, del 95, nel 98 la Gazzetta Ufficiale dice che dobbiamo porre mano al risanamento dei centri particolarmente inquinati, tra cui Taranto. Continuiamo con studio MISA 1 e 2, EPIER
più del 2005. Sono tutti studi che evidenziano correlazioni tra tumori ed esposizione, ma non solo di lavoratori, anche di popolazione residenziale. Vado avanti con la carrellata e continuiamo col 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 ci sono i Wind Day e poi parliamo degli studi più recenti, dello studio Sentieri, degli studi che evidenziano una mortalità nella provincia di Taranto tanto per uomini quanto per donne elevatissimo. Arriviamo allo studio che vi è stato proposto, che è il Forestiere 2, quello più aggiornato del 2014, pubblicato nel 2016, in cui quello che mi interessa semplicemente ribadire è questo. Si dice che c'è un più 24% di ricoveri per malattie respiratorie nei bambini del quartiere Tamburi e più 26% nel quartiere Paolo VI, che c'è un più 4% di mortalità generale, naturale, chiamiamola così, nei quartieri limitrofi all'acciaieria e un più 5% di mortalità per tumore, 10% in più di infarto. Questo perché? Perché le sostanze tossiche disperse nell'ambiente come sostanze inquinanti atmosferiche, ed è stato detto chiaramente dall'OMS, hanno una latenza brevissima per quanto riguarda le malattie cardiovascolari e gli accidenti neurovascolari. L'anidride solforosa da sola determina il 9% di mortalità, in particolare il 17% in più di mortalità per tumore del polmone e 29% di infarto del miocardio. PM10 e anidride solforosa sono responsabili di un più 29% e di un 42% dei tumori polmonari. Io vi ribadisco che tutti gli studi che vi ho presentato sono inequivocabilmente espressione di un riscontro di queste sostanze derivate dall'inquinamento industriale. Non sono dovute ad altro, quelle che noi respiriamo nell'aria di Taranto sono inequivocabilmente di derivazione degli impianti industriali. Non c'è questo tipo di correlazione con altri quartieri se non Borgo, Paolo VI, Statte in parte e Tamburi, ovviamente. Le conclusioni dello studio sono quelle inequivocabili: correlazione con i tumori, aumento con l'aumentare dell'esposizione. Si è visto che quando l'acciaieria funzionava meno l'incidenza era minore, quando ha ricominciato a funzionare ad elevato grado sono riaumentati i tumori e che le fasce più deboli sono quelle dei bambini, la popolazione è da 0 a 14 anni. Tutto questo è chiaro, tutto questo è evidente, le conclusioni sono inequivocabili anche per quanto riguarda l'esposizione delle donne e la correlazione con gli aborti. Ma è inequivocabile anche l'aumento di ricoveri per malattie, quindi non soltanto tumori, ma anche malattie, accidenti cardiovascolari, accidenti neurologici e così via. Corte, se non bastasse, la Corte europea sancisce che c'è stata una violazione e noi che siamo pediatri, in parte, facciamo parte di questa associazione, abbiamo anche valutato quello che è l'impatto dei tumori sui bambini, quello che dicevano le mamme che sono venute qui poco fa. Taranto si staglia svetta per quanto riguarda l'incidenza di tumori nei bambini, ma Taranto svetta per un'altra cosa e io vorrei che facessimo un attimo di riflessione su questo. Esiste una pandemia silenziosa che sta danneggiando in modo inequivocabile e irreversibile la popolazione infantile. Stiamo perdendo un QI notevole, un quoziente intellettivo notevole nei nostri bambini. Aumentano le malattie neurologiche, le malattie del neuroapprendimento, che non sono l'autismo, guardate, sono malattie di inabilità neurologica, che possono essere deficit neurologici di calcolo, di linguaggio, di apprendimento. È una vera e propria pandemia. Con questo studio il dottor Di Ciaula ha dimostrato come avvicinandosi
all'acciaieria diminuisce il quoziente intellettivo dei bambini e noi abbiamo voluto fare uno studio in via di pubblicazione. Qui sono raccolti i dati che fanno riferimento a 3 studi pediatrici con un totale di circa 2.200-2.400 bambini. I dati riportano qualcosa di molto significativo. L'autismo più o meno ha un'incidenza come in tutto il resto del nostro paese, è sicuramente qualcosa che dipende anche dall'ambiente, ma che non è correlata direttamente alla nostra acciaieria. Mentre il ritardo mentale, questo sì, il ritardo mentale è concentrato soprattutto tra i maschi e soprattutto nei quartieri come Paolo VI e Tamburi. Un difetto da iperattività è prettamente maschile e lo troviamo in gran parte nei quartieri che vi ho detto. Un difetto di apprendimento è femminile e lo troviamo nei quartieri che abbiamo detto. Ma noi abbiamo voluto fare un'altra cosa con questo studio che pubblicheremo. Abbiamo voluto capire quanto l'esposizione delle mamme potesse determinare la nascita di bambini con questi problemi. E guardate che quelle colonnine altissime, che sono le mamme concentrate per residenza nei quartieri, sono correlate col numero di bambini che hanno questi deficit in modo inequivocabile e diretto. Questo per dire che se è vero che i disturbi del neurosviluppo sono quelli che troviamo in tutto il resto del paese, sicuramente alcuni di questi sono più correlati all'inquinamento che noi abbiamo. La parte della mia relazione che si correla invece con la presentazione del dottor Ferrara è la percezione del rischio. Questo è un argomento che mi ha provato direttamente perché a settembre sono stata coinvolta in un episodio in cui ho avuto modo di conoscere il professor Allegro, che è un professore universitario dell'Università Federico II e che è un antropologo. Lui era qui per fare uno studio sul Taranto, sull'ambiente, su come l'ambiente connota alcune condizioni di vita. E si è trovato per caso quel giorno che io sono stata chiamata come rappresentante dell'ISDE a parlare con le mamme del quartiere Tamburi preoccupate del radon, dell'esposizione dei propri bambini al radon, gas classificato come cancerogeno, tutto questo. Lì mi sono accorti, ci siamo accorti facendo una considerazione, che esiste proprio un gap tra quello che è l'attività dell'amministrazione politica, delle varie associazioni anche scientifiche, di chi è preposto alla raccolta dei dati, di chi è preposto all'analisi dei rischi e quello che la popolazione percepisce come rischio. Perché in un quartiere come i Tamburi, in cui tutti i giorni ci si alza e si vede l'italside, quasi si ha una sorta di sensazione di onnipotenza, passatemi il termine, se sono riuscito fino adesso a non ammalarmi, probabilmente quello che si dice forse vale per qualcun altro ma non vale per tutti. E questo probabilmente è perché qui oggi non c'è gran parte della popolazione dei Tamburi e gran parte della popolazione di Taranto. La percezione del rischio è una cosa diversa dalla comunicazione che noi facciamo del rischio. Noi che abbiamo voluto in qualche modo informare le mamme, siamo stati poi chiamati al tavolo degli assessori per essere minacciati di procurato allarme. E noi non volevamo fare un procurato allarme, volevamo chiarire alcuni concetti, volevamo portare le mamme a capire come si muoveva la politica e quali potevano essere i rischi, su che cosa bisognava combattere, sulla situazione, come vi ho fatto vedere nella precedente diapositiva, che quelli che rappresentano i range di sicurezza di un qualunque tossico non possono essere trasportati to cure sui bambini. Esiste il principio di precauzione, questo deve essere, dobbiamo pretendere che sia applicato ai bambini, che sia applicato alle scuole, che sia applicato a tutti coloro che rappresentano la fascia più debole. Quindi
in questa città dove sicuramente spesso si incontra il male di vivere, l'ansia da percezione del rischio è una realtà, è legata al vuoto istituzionale che esiste tra la popolazione e le istituzioni, tra la popolazione e le amministrazioni, che cercano di porre rimedio in modo legale, che non è poi il rimedio, come è stato detto da altre precedenti relazioni, che cerca la popolazione, la sicurezza che cerca la popolazione è la sicurezza della salute. La certezza legale è quella che si muove nei meandri, dei limiti di legge, e non è la stessa cosa. Cosa possiamo fare noi? Noi possiamo fare qualcosa che in inglese si dice to care, cioè avere cura, cioè prendersi cura. Ed è qualcosa che è sancito anche dall'articolo 25, se mi consentite, del nostro codice deontologico, che è quello che non ci può fare accusare di procurato allarme. Perché noi abbiamo il compito di attuare idonee politiche educative di prevenzione, di controllo alle disuguaglianze alla salute come medici, di promuovere l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. L'obbligo dell'informazione come medici noi ce l'abbiamo, e se parliamo di medici di medicina generale e pediatri convenzionati, siamo parte dello Stato che è preposto ad interloquire con la popolazione. Siamo parte dello Stato che ha proprio questo compito. Come associazione abbiamo anche il compito dell'advocacy, cioè noi come ISDE abbiamo il compito di promuovere attivamente, patrocinare quelle che sono le cause di altri che non hanno le capacità di farlo. Quindi dobbiamo prenderci carico di questo, dobbiamo farlo promuovendo la cultura all'ambiente e alla salute, possiamo farlo e dobbiamo farlo nelle azioni locali, collaborando con le istituzioni, evidenziando quelle che sono le priorità e contribuendo anche a quelli che sono tutte le opere che possono aiutare a far sentire la popolazione più sicura. E concludiamo con Martin Luther King. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. E vi ringrazio.